tempo dedicato alle, sarà il tempo dedicato alle istituzioni e invitiamo a parlare il portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia, Alberto Airola. Due commissioni che su queste tematiche sono basilari. Abbiamo parlato parecchio di misure, di provvedimenti, norme, eccetera, eccetera, ma c'è e di cultura, ma c'è alcuni aspetti importanti che derivano anche dalla televisione. Adesso cercherò di essere molto rapido per non bucare 10 minuti. Qui abbiamo, mi sono portato il decreto legge, ho trovato poi in legge del femminicidio ed è un po', diciamo, il simbolo del fallimento di questo governo. Io non sono qua per fare propaganda al Movimento 5 Stelle o attaccare colleghi magari di altre forze politiche che poi prese singolarmente, tra l'altro, magari sono attivissimi per queste tematiche, portano avanti istanze giuste, però è anche importante che vi dica la verità. La verità è che questo decreto legge è il simbolo, dicevo, del disinteresse che questo governo ha, il passato e questo attuale ha, questo attuale ne ha fatto un'altra peggiore, poi ve ne parlerò, nei confronti di queste tematiche. Cioè è un modo di sciacquarsi la, è varecchina per pulirsi la coscienza. Perché? Perché a fronte di alcune norme, vi sono anche state illustrate comunque prima, l'avvocato, l'irrevocabilità della querela, per esempio, questo pacchetto prevede alcuni blocchi che sono indirizzati all'inasprimento delle pene quando il minore assiste, si parlava prima, a un gesto di violenza, violenza e danni di donne in gravidanza, oppure riguardo allo stalking, inasprimenti ulteriori. L'irrevocabilità della querela, che era un punto un po' controverso, alcuni mi dicevano mi fa molto piacere incontrare le associazioni perché poi i cittadini poi sono quelli che vivono quotidianamente queste questioni e quindi sanno dare dei rapporti a chi è chiuso nei palazzi e magari perde il contatto con la realtà o non ce l'ha mai avuto per varie ragioni, e che è un aspetto che per esempio mi è stato contestato da alcuni dicendomi sì, però molte vittime, se sanno che c'è questa norma, non denunciano neanche perché hanno paura di non avere una reversibilità, perché a volte sono vari gradi, non sono mai situazioni estreme, per cui uno dice vabbè, poi come dicevate anche prima, il capire quando è il momento di dire basta, no? E quindi io queste norme le ritengo, questo pacchetto e poi tutto quello che riguarda l'assistenza alle vittime, il riserimento, l'accompagnamento in percorsi psicologici, l'aspetto della multiculturalità, che è un aspetto importantissimo, perché poi spesso questi delitti si innestano sulla nostra società, che è una società basilarmente in disfacimento. Poi a seconda della realtà, io vengo da Torino, in una realtà, un quartiere che ha il 40% di immigrazione popolare, e lì ho toccato con mano cosa vuol dire avere un tessuto sociale che si disgrega, su cui si vanno a inserire culture completamente diverse. Io vivo in un quartiere dove arrivano dall'esterno le famiglie che sono poi abitano nei palazzi, nei condomini, insieme, fianco a fianco, i bambini vanno a scuola, giocano nei giardinetti assieme, lì si realizza la vera società del futuro, no? La multiculturalità. Bene, arrivano 4 angoli del globo, quindi abbiamo situazioni completamente opposte, dal pakistano che uccide la figlia, casi di cronaca, perché non sposa il futuro marito, quindi all'italiano, al rumeno, all'orientale, a casi di infibulazione, che è un fenomeno culturale, non religioso, che sono poi le menomazioni genitali femminili, no? Un'altra cosa incredibile, vera e conta, che bisogna piano piano, con azione culturale nel territorio, cominciare a smontare. Allora è chiaro che qui il lavoro principale deve essere fatto per strade, come dicevate prima, le scuole sono la prima frontiera, no? Percezione di certi problemi dei bambini, delle famiglie. Quindi
io, alcuni di questi punti sono assolutamente condivisibili. È chiaro che in questo decreto legge, se voi lo sfogliate, dopo i primi capi che riguardano questi problemi, arriviamo a infarcito questo decreto, arriviamo ad articoli che nulla hanno a che fare e che la dicono lunga su questi politici che ci troviamo, ripeto, non tutti, ma molti, a dover poi, con cui doverci confrontare. Per esempio, ci sono norme che riguardano la pubblica sicurezza, uno dice, ma saranno riguardanti la pubblica sicurezza anche perché c'è la formazione del personale che deve accogliere le vittime, quindi lì è fondamentale avere del personale di pubblica sicurezza formato per la cosa. Ma dall'altra ci sono le pene, l'inasprimento delle pene per i furti nei cantieri. Questo è stato pensato per certe situazioni, da cui magari provengo anch'io, il Val di Susa, il Notave, eccetera, eccetera. Ci sono norme che riguardano, forse queste poi le avevano tolte, perché tra l'altro anche lì, no, l'ipocrisia della politica. Durante questa discussione si sono alzati diversi senatori a dire che è inaccettabile che un decreto legge che riguarda il femminicidio, perché il decreto legge si intitolava così, ci si mettano delle norme che riguardano assolutamente disomogenee. Che riguardano. No, scusami, perché questa non è un decreto legge, è una modifica sul decreto legge di alcune norme, quindi devi essere più preciso. Non è un decreto legge genere, è norme che modificano alcune cose, non tutto, Vuoi che ti cito le norme per la costruzione dei razzi messi nel femminicidio? La politica ha fatto questo, se vuoi lo neghiamo. Se no, apriamo un tavolo di confronto, credo che non vengo a attaccare i partiti. Però questa è la verità. Questo che sta leggendo... Mi scusi. Allora il tempo, ci sarà il tempo per... Sono precisissimo, guardi. Precisissimo. Per fare le domande, facciamo un po'. Io non ho interrotto nessuno in questo dibattito. Quindi mi permetta di finire. Stavo dicendo che io mi sono trovato di fronte alle norme per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mi sono trovato con le norme per costruire i razzi, mi sono trovato con le norme per le divise della guardia, scusate, della, si chiama della, adesso mi sfugge, no, magari la guardia forzata, della sì, comunque della protezione civile. Quindi, e poi le norme che riguardavano diciamo tutto l'apparato di assistenza delle donne, delle vittime, eccetera, non ha la copertura finanziaria. Ci hanno previsto 80 milioni di euro che sono pazzevole, ma che non ci sono. Quindi noi ci troviamo di fronte, e questo feci notare ai colleghi nel mio intervento molto duro in aula, proprio sul fatto che queste norme, queste regole restano nell'aria, poi uno va sul territorio e si trova i centri di violenza chiusi. Io arrivo da una città amministrata dal PD, ma la regione è stata amministrata alternativamente da centro-sinistra e centro-destra, quindi non è che, ripeto, me la prendo con una sola forza politica, dico, la politica in generale si è comportata in questo modo. Nella mia città hanno chiuso i centri di violenza, hanno chiuso i consultori familiari. Mia madre era pediatra, lavorava in consultorio familiare ed era un approdo costante di persone che avevano dei problemi. C'era un punto dove uno, adesso molto va dato a merito alle associazioni, ma serve un punto d'approdo, il primo soccorso, dove una persona va sapendo di mettere le sue intimità più profonde, i suoi dolori più profondi nelle mani di qualcuno affidabile, no? Perché quello è un momento difficile per una persona. Quindi, avendo chiuso questi apparati, smantellando l'assistenza sociale, la scuola, è chiaro che quando io presento delle norme che hanno determinate finalità, ma poi mi viene a mancare le fondamenta, io come società sono spacciato. Quindi la cosa importante da fare è fare pressione, fortissima pressione, e intanto organizzarsi come se lo Stato non ci fosse. Cioè, se vogliamo dare un aiuto, un primo aiuto, veramente dobbiamo comunque costruirci delle reti, a mio avviso, di relazione che vanno al di là dell'attesa che qualcuno dall'alto ci dia le possibilità economiche di realizzare. Volontariato, in questo, santi volontari, no?
D'altro canto mi rendo conto che non si può affidare all'opera di volontariato un'azione di questo genere, perché su questa base si costruisce la società futura. Avete detto bene voi, concludo, che la, tutti i problemi che vengono, che ne derivano, aumentano i costi sociali in maniera inverosimile. È andata via la nostra amica polemica. Una delle, degli emendamenti che sono stati votati recentemente in Senato e poi salvati alla Camera, viste le denunce, lo scandalo che poi i media hanno dato fuori, era la riduzione dei trasferimenti ai comuni che limitavano il gioco d'azzardo. Quindi per questo vi dico, non voglio fare propaganda, ma vi voglio dire la verità. La verità consiste nel fatto che qui ci sono delle lobby a cui si dà tutto, dall'altra, e peraltro che ci propinano delle cose che aumentano i costi sociali in maniera vertiginosa. Sono miliardi all'anno anche per il recupero dai giochi d'azzardo, miliardi per l'usura, abbiamo visto prima nell'associazione, miliardi per tutto l'indotto di distruzione che genera la violenza in casa. Se noi riuscissimo a fare delle politiche di questo genere, oltre ad avere un popolo che cresce, che si evolve felice, avremo un risparmio economico incredibile, con soldi che potremmo investire nel benessere della società. Quindi questo è basilare. Se noi non politici non ci muoviamo in questa direzione, però bisogna avere delle idee ad ampio spettro, cioè bisogna avere una visione della società trasversale, ampia, e anche riguardo a non solo appunto ai diritti di genere, ma anche ai diritti LGBT, un'altra battaglia che sta portando. Anche lì non si capisce perché si vogliano negare dei diritti, a parte che anche qui sono diritti assolutamente condivisi da normative internazionali, europee, che poi arrivano piano piano anche all'Italia, esistono da decenni. Una, l'Ufficio Nazionale Antirazziale elabora qualche mese fa un libricino in cui, per gli insegnanti, in cui c'è anche la discriminazione e la violenza a causa dell'orientamento sessuale e identità di genere. Queste due parole sono due parole che oggi fanno paura. Perché? Perché la prima, primo atto, ho ancora qualche minuto? Primo atto, il primo è che questo potere, diciamo, politico, insomma, che non ha intenzione evidentemente di realizzare una società felice, compie il primo disgraziato atto è la negazione. Allora, inserire in una legge sull'omofobia le definizioni identità di genere, orientamento sessuale, che riguardano ovviamente il fatto che il genere non è maschile e femminile, punto, ma è implicito anche rispetto alla soggettività dell'individuo, no? Che posso sentire donna e essere in un corpo ritenuto maschile. Allora, l'attività dell'UNAR, che è un ufficio che è stato da una storia già piuttosto lunga, che ha fatto parecchie campagne di informazione, realizza un libricino per gli insegnanti, ci mette dentro queste due cose, potete guardarlo, niente di che, niente di pazzesco, e viene ritirato dalla vice ministra Guerra dopo che da Letta, Berlusconi, PD si passa a Nuovo Centrodestra, al cui interno c'è Giovanardi, che è un nemico feroce, e qui la negazione, lui per esempio, uno quando si parlava di raccolte dati, importantissimo, se viene con una persona che mi dice che ne esistono casi di suicidio di ragazzi, di adolescenti, perché si sentivano gay e quindi discriminati, ma è perché avevano dei problemi adolescenziali, classici, eccetera, la rimozione è il primo vergognoso atto di alcuni nei riguardi di questi fenomeni. Quindi la strada è molto lunga. Attualmente al Senato abbiamo in Commissione Giustizia bloccata la legge sull'omofobia da 300-400 emendamenti di Malan e il senatore Malan e il senatore Giovanardi. Non se ne verrà fuori, perché metterà in discussione le alleanze in maniera talmente violenta, per cui dovranno tenere un po' basse, tireranno fuori probabilmente qualcosa sulle unioni civili di fatto, però questo è il panorama in cui ci dovremmo muovere. Quindi fino a quando non riusciremo anche dal basso a cambiare questa politica, ripeto, non voglio fare della propaganda, è soltanto una presa d'atto di coscienza, noi dovremmo lottare con questo, ma neanche Medioevo, perché Medioevo era una cosa più illuminata, con questa barbarie.